Il terremoto del 2002 rappresenta per Santa Venerina ancora una ferita aperta, non soltanto nella memoria di chi l'ha vissuto, ma anche nella mancata ricostruzione che ancora oggi, a distanza di 12 anni, riguarda molte famiglie. La ricostruzione degli edifici inagibili, disciplinati, dalla cosiddetta prima direttiva, quella del 2003, è, pressoché in stato conclusivo. Tuttavia, le ferite aperte sul territorio sono ancora molte. Ci sono due opere pubbliche importantissime che sono rimaste come segno ancora del terremoto. La chiesa della Madonna del Carmelo di Bongiardo è, ancora chiusa, ma a differenza della chiesa del Sacro Cuore, qui non sono stati iniziati gli interventi e non è stato ancora finanziato il progetto e spero di poter dare a brevissimo, insieme alla Protezione Civile, una buona notizia in questo senso. L'ex scuola media è rimasta come un grande relitto nel centro del quartiere di Bongiardo ed è anche fonte di depauperamento dell'intero quartiere ed è un argomento che va affrontato e soprattutto molti edifici privati non hanno trovato la copertura finanziaria degli interventi, quelli soggetti alla seconda direttiva. In questo senso abbiamo più volte chiesto l'attivazione della Regione, non l'abbiamo ancora ottenuta, non disperiamo perché è un capitolo importante. Sono 500 case agibili ma con danni, ma ci sono anche 100 case inagibili. Riteniamo che un terremoto di 12 anni fa non debba lasciare ancora sul territorio 100 edifici inagibili.